Ebbene, stronzo, mi ci avevano già chiamato. Bestiacce, un piacere, un onore, bentornati in questa live, bentornati nello splendore. Oggi parlo in rima perché mi sono ritrovato carpentiere. Non fa rima. Però mi sono ritrovato con una scheggia nel ginocchio e nel dito, è una lunga storia. Allora, probabilmente ci saranno problemi in questa live dovuto al fatto che stiamo allo stesso tempo contemporaneamente streamando anche su quella del TikTok. O meglio, in questo preciso... Aspetta, ma come? Ma che cazzo succede? Ma che succede? Non ne ho idea, vaffanculo. Niente live su TikTok, basta. Mi richiede l'accesso, ma perché? Ma se sono già dentro. Ma è allucinante. Ma sei grigio, di non lo so, è la lampada, ragazzi, avete ragione, ma d'altronde chi se ne frega. Comunque questa piattaforma di merda, ossia TikTok, non funziona mai. C'è stato detto di fare le live anche lì per poter migliorare l'algoritmo e far sì che il buon nome di CopTV venga portato anche all'estero, eppure non è vero, anche se una piccola minoranza della nostra community che viene da Taiwan continua ad apprezzare i nostri video e amarli anche lì, in quel tempo che è abbastanza umido, direi, non tanto quanto il tempo che abbiamo qua, perché qua, ragazzi, abbiamo marzo con 20 gradi, oggi c'erano 20 gradi, e quindi io mi chiedo come fate ad averne 12 in casa. Dipende effettivamente in quale regione abitate, ma dubito fortemente che possiate avere un clima più freddo di quello del nord Italia se state giù, sostanzialmente, o sbaglio, o no, o sono un ignorante. Ignorante mi ci avevano già chiamato, effettivamente. Ignorante mi ci... A Milano si muore. Porco due, ragazzi, ma non è normale sta cosa qui. La colpa è vostra che inquinate, che quando vi lavate i denti non chiudete l'acqua, che non fate la raccolta differenziata, oppure la fate, ma ogni tanto buttate quella cartaccia lì nel bidone senza che nessuno vi veda, che ovviamente spegnete le sigarette sul ciglio della strada e buttate i mozziconi in giro, oppure che sostanzialmente utilizzate troppi deodoranti. È colpa vostra, non è certo colpa delle macro multinazionali che spruzzano inquinamento in giro per il mondo, ma è colpa vostra. Quindi mi raccomando, cambiate il mondo, mi raccomando, cambiate il mondo. Ciao. Ricordati la storia dell'antitaccheggio insieme, racconti la storia dell'antitaccheggio del maestro. Ma ancora, ragazzi, semplicemente questo, vedete il problema di quello lì, che poi vi fate trascinare da ste puttanate. Non è successo niente, la sta trasformando in una roba incredibile. Non è successo niente. Stavamo entrando, uscendo dal negozio, e suonato l'antitaccheggio, perché lui ha un giubbotto rubato, palesemente un giubbotto rubato con ancora dentro il chip dell'antitaccheggio, e adesso ogni volta che passa vicino a qualcosa suona. È normale, d'altronde vivo con un taccheggiatore praticamente, che ci devo fare? Detto ciò, non è successo un cazzo, quindi non abbiate paura, per l'amor del cielo. Stasera Cristo Horror Night, stasera, ragazzi, giochiamo a The Convenience Store. Che cos'è The Convenience Store? Un altro gioco della Chillas Art. Oggi gesticolo molto. Un altro gioco della Chillas Art, ragazzi, che abbiamo imparato ad amare, che ci hanno dato giochi come, non mi ricordo, francamente, vabbè, quello che abbiamo portato la settimana scorsa. Come si chiamava, ragazzi? Come si chiamava il gioco che abbiamo giocato la settimana scorsa? Non mi ricordo già più. Ma non l'avevi già fatto? No, altrimenti no. Come si chiamava il gioco della settimana scorsa, per favore, voi che avete una memoria d'acciaio? La streamerina, no, sì, però sì. No, però sì. Com'è che avevo un altro nome? Parasocial, grazie, esatto, Parasocial. Che hanno fatto giochi come Parasocial, per il parasociale, e adesso ci buttiamo in questo convenience store, una sorta di combini giapponese dove qualcosa ci accade. Ovviamente interpretiamo i panni sempre di una donzella in minigonna giapponese, mi sembra normale, mi sembra giusto, mi sembra fatidico. Quindi tutto quanto ho visto dagli occhi di colei, che tutto sa. Intanto qua chiudo. Purtroppo, ragazzi, avrei voluto far partire la live su TikTok, ma qualcosa non sta funzionando, noi ce ne sbattiamo altamente le balle. E, detto ciò, non ci sono notizie per il TGdino, perché il mondo non ha nulla da offrire oggi per noi, ma sappiate che voi di Telegram, voi sub, avete un video speciale che è stato postato oggi dal maestro, dove io e lui, appunto da carpentieri, costruisco la marionetta, una sorta di marionetta per il nostro progetto HIRL. Se volete approfondire, andate a vedere quel video, non adesso, per favore, adesso siamo in live. Allora? Hanno bannato TikTok in America? Non è assolutamente vero.
Ed è di quanti TikToker americani continuano, non è assolutamente, magari fosse, ti devi vergognare, queste sono, questa è diffamazione, questa è finta fake news, scusa Dino, no ormai è andata, lo hanno denunciato, ci sta, sei in America ora, assolutamente, sempre, scusate, avevo Chicago in linea, perdonatemi. Tu sei un TikToker? Sì, infatti l'altra volta in palestra mi ha fatto ridere perché è successo questo. Un ragazzo mi ha riconosciuto, mi fa: ma tu sei? E io spero vivamente sempre che dicano, che cazzo ne so, il pagliaccio dell'internet, il cretino delle horror night, quello che sta su YouTube. No, tu sei il TikToker. Porca. Ma per quale sacrosanta ragione dovete abbinarmi a TikTok? Io capisco che magari mi avete conosciuto lì, ma vi sembro un TikToker? Sinceramente, rispondete, vi sembro un TikToker? Sì. Ha 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 ha, sì. Ha 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 ha. Ti ha? Addio? Non ho letto. Addio, comunque, è stato un piacere. Come si fa con Amazon Prime? Dipende da cosa vuoi fare. Vuoi acquistare qualche materia prima fondamentale che soltanto sullo store di Amazon? Vuoi comprare un paio di cerniere che ti servono per creare la tua marionetta in legno? Ok? Bene, non andare alle Leroy Merlin, perché perdi 40 minuti in macchina. Quindi ti consiglio di prenderti Amazon Prime, così all'improvviso, una volta che tu acquisti le tue cerniere 360 gradi che ti servivano a gomito per poter avere la migliore mobilità di questa marionetta, ti arriveranno il giorno dopo stesso che le acquistate. Quindi non andare dal piccolo negoziante sotto casa, perché il piccolo negoziante sotto casa che sta morendo per colpa di Amazon sta morendo in realtà per colpa sua, che non rifornisce il suo minchia di negozio. Quindi, per l'amor del cielo, non diamo la colpa ad Amazon. Oh, l'abbiamo detto, finalmente. Ho provato a far partire la live su TikTok, ma no, che fai, cretino? No, aspetta, che tu adesso mi impalli tutto il sistema. Aspetta, che stai facendo? Psicopatico. Aspetta che faccio, provo io ad andare l'ultima volta, se non dovesse andare sti cazzi. Nel mentre vi ricordo, ragazzi, che ci siamo, stiamo arrivando verso l'esplorazione notturna, pochi cazzi. Allora, qui mi chiede l'accesso per andare in live, ma sono già dentro il mio account, ottieni l'accesso per 14 giorni? Ma siamo deficienti. Ottieni l'accesso, cosa vuoi che ti dica? Stato di accesso... Andare in live con Live Studio per almeno due volte, ogni live dura almeno 25 minuti. E va bene, quindi cosa dovrei fare io qua? Non ho mica capito. Ma non sto mica capendo, Andrea. Ma non sto mica... Ma perché? Ma minchia, quanto fa schifo. Voi non state... Guarda, no, anzi, ve lo faccio vedere, sti cazzi. Guardate sto programma di merda che è TikTok Live. Ok, se mai pensiate un giorno di diventare dei TikToker, ecco... Questo è ciò con cui dovete insomma, che dovrete affrontare ogni sera, ogni giorno, ogni qualora, ogni tre di notte, qualora deciderete di fare il vostro ASMR con i piedi sul vostro microfono. Ragazzi, per l'amor del cielo, mio Dio, voi di TikTok, ascoltatemi, vaffanculo. Oh, l'abbiamo detto, adesso detto ciò, vi utilizzo e vi sfrutto per i miei scopi. Allora, oggi cos'è che portiamo? Ah, vabbè, scrivo nuova horror... Nicked Twitch. Boh, va bene così direi. Ho già messo l'argomento, io l'ho già messo. Guarda, era già segnato qua. Vai live e non cagarmi il cazzo. Oh, stiamo andando? Ce l'abbiamo fatta. Fuori dalle balle. Perfetto. Ah. Vorrei essere i tuoi capelli, Dino. Non ti conviene. Tu sei quel meraviglioso pelo incarnito che ormai ho sotto il capezzolo che mi crea, che vibra quando sta per piovere e mi avvisa del pericolo. Giadina, grazie mille, Rot Valhalla. Hai già salutato? Assolutamente no. Ragazzi, sono 21:38, sto aspettando esattamente due minuti per dare inizio alle danze, per buttarci in questa nuova Horror Night. Vi ricordo che venerdì iniziamo Minecraft Horror, qualcosa di nuovo, mai visto in precedenza, quindi fatelo, mi raccomando fatelo. Allora, aspettate un attimo che volevo fare sta cazzata qua nel mentre, qui devo fare di tutto e di più. Oh, facciamo così, qua chiudo, voilà, bon, adesso vi saluto. Ora vi saluto. Fermi, buoni, chi è che c'è oggi su Twitch? Rico Rosso, Urbi, Jessinator, Ricky,
Figa di grillo? Beh, penso che a sto punto un grillo femmina ce l'abbia. Luis Drugo, Somin, Sivia, Sivamed, Maria, Edix, c'è gente nuova, mi fa piacere. Shigiako, ciao bestia, ciao Tuvalhalla, grazie mille. Poi abbiamo Giorgia, la nostra ambretta, official cose bestia, non so leggerti. Fux, Max, Maya, per favore, io continuo a dirvelo, sono dislessico, andate all'anagrafe e cambiatevi i nomi. Mazurk, Alepoldo, Big Salvatore, Dora, Valerio, Flemingbag, Dadaele, Ciro, sei lese, grazie mille bestia, ciao Tuvalhalla, ovviamente. The Duals Gamer, Anadre, poi chi altro? Foto, Helsinel, poi... Mi è partito il Walter White, perdonatemi, mi è andato attraverso la saliva, scusatemi, Isabella ovviamente, questo non era saliva, questo era un serio problema, Serin, Demon, Corin, Lore, aiutatemi per favore, Chiedi, Nonno Tattico è l'ultimo, ma non l'ultimo, chi è l'ultimo degli ultimi stasera? Ciao Dino, come stai? Che domanda, ma non vedi? Chi è l'ultimo degli ultimi stasera? Chi cazzo è l'ultimo degli ultimi? Attenzione. Attenzione, Pitar Miniatures, ciao, benvenuto alla casa del signore, che non è mio, gentilmente la occupo, non il signore, la casa ovviamente. Iniziamo a giocare, allora, fermi, io direi di buttarci, The Convenience Store, gioca, che cazzo fa? Ma non va nulla, non va, ma sì, in 4K, 60 FPS, dammi il massimo del massimo che può fare questo gioco, via, voglio cagarmi sotto stasera, vediamo se ce la facciamo, e già, l'atmosfera c'è. Ma perché c'è il pad della PlayStation collegato al PC? Questa è anarchia. Questa è follia. Questa è Sparta, diceva Gandhi. Start. Suono è quello classico. Tratto da una storia vera, esatto, no. Tratto da una storia verosimile. Judy, grazie mille, bestiace, grazie. Alex, Matteo Digi, ma che è successo? Incredibile, grazie, bestiace, grazie per le sub. Ah, devo cliccare, devo fare qualcosa? It's time. Per far che? Need to get ready for work. Need, quindi ci chiamiamo Ned, to get ready for work, per prepararsi alla forchetta. Ok, ci possiamo muovere e interagire col tasto opzioni. Che? Cos'è che ha detto? Che dialetto era? Tranquillità? Slept well? Sì, ma chi è che ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ma io, una chiamata al volo al geometra, un controllatino da un architetto, perché qua abbiamo delle perdite. Va alla grande. Questo è il nostro cincillà di fiducia. Era vivo 2 settimane fa, poi è morto, mi dispiaceva buttarlo e quindi l'abbiamo imbalsamato. Abbiamo delle patatine al gusto di patata. Satomu, ma cura dai ne? It's dark outside. Questa è la voce di un giapponese, ragazzi. O del Giappone, sostanzialmente. Mi sono incastrato? Ma c'è qualcuno nell'armadio? Che cazzo è sta roba? Change clothes? Yes. Buono. Ho rotto la barriera del suono cambiando i vestiti. Quel suono non so che cazzo fosse, però vabbè. Ok. Ah, le porte automatiche, quelle che ti sbattono in faccia. Il pavimento è fatto di cemento. Va di moda adesso. È molto spoglio. Devo portarmi una flashlight. Ma se c'è la luce accesa? E dove la trovo una flashlight? Fatemi aumentare per l'amor del cielo. Mi piace un botto però... Tutto. Fatemi aumentare la sensibilità. Sensitivity, a posto. Texture quality 100%. Shadow quality disabile. Direi che ci siamo. Molto meglio. Molto meglio. Allora, ci serve una torcia. Sarà in frigo. Non è una torcia. Che cazzo sto facendo? No, rimetti giù. No, ho sbagliato. Adagia il sushi sul letto. Ragazzi, non sta andando come dovrebbe. Ma perché? Mi serve una torcia. Sarà qua la torcia. Come cazzo cammino? Sono zoppo? Ah, no, vabbè, non ho neanche i piedi, quindi direi che... Non funzica. Questo è il bagno. Non c'è la doccia, ma non serve, d'altronde... pick up a flashlight, c'era qua? Sì. Ah, buono. Abbiamo la visione notturna, come i gatti e gli sciacalli. Non so perché adesso in mano sono diventato un uomo consegna globo, rapida per tempo. Apri Cristo, non va. Dove devo andare? Quello è il mio scopo di vita.
Non funziona niente, nada. E questo... questa cella frigorifera? Un cazzo. Sei un fantasma? Un globo giapponese? Sì, sì. C'è una VHS. Non funziona... Ah, ok, warm it up. Sì, scalda, scalda il cibo. E uno pensa che le radiazioni ne abbiano viste abbastanza. Invece guarda un po', che salto tecnologico. I piedi? Non ci sono, ragazzi, non ci sono, ve l'ho già detto. Sono una testa che flutto, sono un demone giapponese. Così mi ha sempre chiamato la mamma. Andrex, grazie mille per stiacciare tutta Valhalla. Si prospetta un buon gioco horror. Per ora tutte le qualità ce le ha. Ossia, non abbiamo i piedi, abbiamo una flashlight e guardate un po', c'è una porta che non porta. Quindi direi che abbiamo tutte le qualità di un horror per adesso. Le mani non servono, ragazzi, non sono mai servite. Gioco di mani. Hit bento? Sì, sono costretto. Buono. Questo è il suono che fai quando mangi un cincillà. C'è un tasto menu? Un dessert adesso mi piacerebbe. A posto? Posto? Che cosa devo? Qual è il mio scopo? Ma sono tenuto qua con la forza, vero? No. Dove cazzo viviamo? Arr! Che cazzo è sto suono? Ma che è sto suono? Ma cos'è questo suono? Cioè, sarebbe il suono esterno? Sarebbe la voce di Cristo? Cos'è sta roba? Le cicale? Ma non sono mai cicale queste. Queste sono radiazioni, sempre per stare in tema. Ma sì, ho dimenticato il gas acceso. A me non sembra che sta roba sia legale. Ah, questo è il meraviglioso paese dei noodles, degli anime, di Godzilla, degli hentai. C'è solo da imparare, ragazzi. Un coltello. È un coltello? Sono diventato enorme o è tutto molto piccolo? Ok, si può correre. Non è che corri, tira indietro la testa. Bene. La sicurezza prima di tutto. Dove... come si fa? Dove devo andare? Immagino di là, al convenience store. Non so perché io stia camminando nel buio a quest'ora della notte. È bello che qua la fibra ottica ce l'hanno, eh. Come si chiama il gioco? Fortnite. Troveremo il criptico viso di un simpatico vecchietto sulla sessantina che ci fisserà. Ora non ho ben capito dalla voce se siamo maschi o femmine, ma siamo nel 2024, non siamo né l'uno né l'altro. E questo è un cesso pubblico. Minchia, il suono è quello di uno tsunami in avvicinamento, non so se lo state sentendo. Buono. Ho visto un'ombra? Posso zoomare con gli occhi? No. Vi tiro un pugno in gola se vi avvicinate di soppalco. Io ve lo dico, eh. Conosco il karate. Quello era... no, Kung Fu. Il Kung Fu è cinese. Il karate è... non lo so. Non mi intendo. Il Kung Fu... il karate che cazzo è? Giapponese? Se mi sentissero si incazzerebbero. Ah, tedesco, grazie. Karate giapponese, buono. Attenzione, stiamo uscendo dal distretto. Beh. Questa non è la vita di tutti i giorni, questo è un incubo di tutti i giorni. C'è un uomo. Attenzione. Qual buon vento? Cittadino, cittadino di mondo. Popolano, del luogo. Oh, Dio mio! L'hanno carezzato con le padelle da piccolo, guarda che roba! Sembra un brufolo schiacciato. Ha tutto il viso concentrato in un punto. Questo è il parcheggio per i disabili. Fuori da tutto, sì sì. Questo è il convenience store. Sto andando forte. Bella posta pure. No, il cazzo. Salve! È una drogheria. Buonasera. Scusi, gli ho puntato la torcia in faccia, mi dispiace. Approccio. Oh, good you made it. Sì. Perché?
Huh. No, it's just that I recently heard... Minchia, un poema. Someone half fell off the bridge you just crossed. Ah, qualcuno si è buttato dal ponte che abbiamo appena passato. Ho passato un ponte, manco me ne sono accorto. Però vabbè. Era una signora anziana che aveva visto un uomo camminare giù dalla strada con le sue gambe completamente piegate dall'altra parte. Roba spaventosa. Sì. Intanto io mi igienizzo le mani. Ce l'hai la mucchina? In fondo this was a true story. No, è una storia vera. Se sto giocando a sto gioco è una storia... Haha. Ha. Sorry. Senti, già che siamo qua, dammi i soldi della cassa. Veramente, mi devi ripagare per questo danno. Pensavo ci fosse una faccia che mi stava guardando. Quindi hanno visto una donna che aveva le gambe a ponte. Questo ho capito io dalla trama. This shelf looks fine. Magari, qual è il mio scopo, scusami? Swiss cheese. Here I give you try. Ok, c'è un gelato. Prendilo. L'ho preso? Swiss cheese. Prendilo. Non lo prende. Ah, le briosche o i cornetti. The shelf looks fine. Ha capito, quindi? Tutto fine. È tutto fine. Attenzione, questa porta. Porta. Guarda. Incredibile, ma che roba. Ah, questo è il magazzino. Ma quindi lavoriamo qui? O siamo degli anarchici? Non ce ne freghiamo delle regole. Palesemente qua io non sarei dovuto entrare. Beh, c'è una scena del crimine, che fai? Non vai a vedere? Non vai a punzecchiare il cadavere con un bastoncino per vedere se... Ehi, sei ancora vivo? Che c'è scritto qui? Beh, quindi noi immagino lavoriamo qua. Figata? Beh, adesso, insomma. Aspetta, però è vero, effettivamente abbiamo la torcia. Fammi vedere se magari si vede qualche cosa. Che? Cos'è sto punto di interesse? Ehi, là! C'è qualcuno? No, c'è solo un idiota con una torcia che parla un cespuglio. Non posso correre qua. Complimenti a chi lucida le porte. Sono intonse. Sono nuove. Vabbè, ma che devo fare? Rabbit carrot juice. Ah, che schifo, il succo di carota. I'm drinking only that recently. Ah, bevo solo questa. Ecco perché piscio arancione. Fortemente raccomandato. Abbiamo gusti diversi, eh. Il bagno. Controlliamo se il bagno sia tutto a posto. Qui c'è scritto qua. Thank you for always keeping the toilet clean. Grazie per tenere sempre il cesso pulito. Grazie al cazzo si pulisce da solo. Mica un Megatron, ma che roba. No, sta cosa è... Questa è una limousine dei water moderni. Allucinante. Allucinante. Non conoscono il concetto di privacy, però i loro cessi ti puliscono il culo, che è una cosa allucinante. Che succede? No, eh? Quindi? Sorry. Ma cosa vuoi? Enter the counter? Yes, sì. Ah, quindi siamo i cassieri. A posto. Abbiamo... da timbrare il cartellino, per prima cosa. Punch it. Sì, ti gli tiro un pugno. A posto. I think some food are expired by the time you start your shift. Ah, quindi dobbiamo controllare se sono scaduti dei cibi. You can take them off the shelf for me. Your manager. Ok, quindi dobbiamo vedere se c'è del cibo scaduto. Arrivo subito. Oh! Cioè, mi ha mollato qua così. Ma io non so lavorare qua. È il mio primo giorno. Ma porca di quella puttana. Allora, controlliamo intanto... Utilizzare la CCTV. Sì, usiamo le telecamere di sicurezza. No, bueno. Channel 1. Ah, possiamo muovere la visuale. Cristo, no, ti prego. No, mica io svengo così. Ah, un cliente. Tasto destro si può zoomare. Ragionevole. Eccolo qui. Un uomo d'affari. È lento. È deciso. Sembra la pubblicità di un profumo. Adesso mi seduce. Come faccio ad uscire da sta merda? Cosa ho schiacciato? Buonasera! L'ho immaginato o... Ah, ok! Cosa c'hai in mano? Una cartelletta rossa. Exit? No, dovrei controllare che il cibo non sia scaduto. Sì, signor... ma se derubano che faccio? Io non esco, cioè io non rischio la mia vita per 600 yen al mese.
È il libretto di Geller, sì, sì. La testa d'uovo c'è. La testa d'uovo c'è. Facciamo così. Lo approccio. Mi avvicino. Di soppiato, ovviamente. Buonasera. Ma io esisto? Mi sa di sì. Ah, mi sta aspettando, aspetta, arrivo. Eccoci qua, aspetta che mi igienizzo. Mi dica. Cosa c'ho in mano? Cos'è sta roba? Cosa timbro? Spavento, Cristo! Come again. Ancora in coma, significa. Buono. Ma ha pagato? Allora, controlliamo gli scaffali, come dice il nostro manager. Sono io il mostro, sì, sì. Mi piace già sto giochino, comunque. L'ambientazione c'è. Austin Lee è proprio un nome caratteristico. I really buy magazine. Voglio due Austin Lee magazine. Vabbè, non ci interessa. Buono. Io, ragazzi, funziono su stereotipi. Definitemi come volete, ma ho come la sensazione che qua potevano mettermi un fascicolo scritto sushi e andava bene. Cioè, ci avrei creduto, sinceramente. Ancora, succo di carota. Abbiamo capito. Vabbè, ma allora gli scaffali li ho già controllati, teoricamente. Mi dice tutto, era tutto fine. Luxom. Ah, qualcosa è scaduto. Sì. Tira via la roba scaduta. Questo? È a posto. Questo? Non me lo fa fare. Bene, buono. Dove la butto sta roba? No. Ah, è di là. C'è il cestino di immondizie. Posso andare un po' più veloce? Eccoci. Arrivo, Cristo. Qui mi inquieta. Sì, butta giù. Che fai? No, aspetta, ho finito il turno? Mi sto buttando? Ma non valgo niente. È la Madonna, ma sto rovistando nella spazzatura io. Arrivo. Mi hanno derubato 15 volte. Che è sto suono? Fermi. Che succede? Caduta una signora? Alle porte scorrevoli? Ma non c'è nessuno. Ma non c'è nessuno. Perché sta suonando l'allarme della porta? E questo non è buono. Scusatemi, vediamo se le telecamere di sicurezza rivelano qualcosa. Ma io dove sono? In tutto questo io dove sono? Vabbè, giustamente sono dentro l'ufficio, quindi non mi vedo. Ok, channel 3. Buona fortuna, Dino. Perché? La musica poi mi turba. Le mance non me le hanno date. Adesso mi sbottono un attimo la scollatura. Non sarà facile, perché sì. Che qualcuno di voi già fa questo lavoro? Ok, aspetta. Ma è horror? Assolutamente, ragazzi. Non vedi? Spavento cronico. $13 an hour night shift. $13 all'ora? This is the reason why I'm here. Vabbè, quindi, beh, 13 dollari, 13 sacchi all'ora. Sta porta ve la spacco? Ci può stare $13 dollari all'ora. Ma mi sto annoiando, però. È un lavoro di merda, non lo faccio più. Allora, controlliamo gli scaffali. Magari c'è altro cibo da buttare. D'altronde, voglio dire. Vabbè, qua è un cazzo. Vediamo qua. Oh, qualcosa è da buttare. Questo. Ma una alla volta li devo fare. Perché non ho voglia. Questo cos'è? Un intero corridoio di patatine. Buonasera, salve. Muore con calma. Non mi piace per niente. Non mi piace per niente stare qui. Mi chiede se voglio buttare il cibo. No, me lo porto a casa questo scaduto. Può sempre servire al mio... Lo do da mangiare al mio cincilla... Ormai cremato in salotto, perché... Qua ci sarà un jumpscare. E fin qua lo sappiamo. Magari devi anche rifornire gli scaffali. Sì, poi... Mi pagano di più se vogliono. Però effettivamente avrebbe senso. Pieno di scatole qui. Attenzione.
vivo col terrore che a una certa suoni quella, l'allarme della porta, cioè la notifica della porta, e mi ritrovi, non so, una squadra di Maranza affamati. Vediamo se c'è altro da buttare. Questo l'abbiamo già visto, dovrebbe essere a posto. Mi sembra tutto nella... Ecco, che vi avevo detto? Un uomo della security. C'è un pacco per noi? Perfetto, aspetti. Arrivo subito, adesso l'accolgo, eh. Eccoci qua, mi dica. It's kinda late for a delivery man at this time. Huh. Ah, una consegna per noi. We recently incorporated this system exclusive for convenience store that are open late at night. Ah, ok, quindi è, non è per noi, è per il nostro negozio. Il pacco è direttamente stato shippato per questo store. And the name match your tag. Ah, quindi il nome è proprio per noi? E come ci chiamiamo? Asakamoto? Think this is for you. Ok, lei non sa chi sono, ma va bene. Me lo dia. Take it home? Sì. Ma chiudi la porta. Ah! Ma che è successo, scusami? Quello è il convenience store, lo vediamo da qua. Non ho più la torcia. Cincilla è con noi. Cosa c'era nel pacco? Una cassetta? Non mi piace. Ma spegni il... Vabbè. Watch closely. Vabbè, adesso, distanza di sicurezza, teniamola. Questo è tubo catodico, ragazzi. Anni fa, quando si guardava da questa TV, i peli ti si drizzavano sulle paraccia quando ti avvicinavi più di 50 centimetri. Oh, guarda, sembra dove lavoriamo noi. Oh, merda. È ok. Abbiamo già un ammiratore segreto. Un maniaco. Basta che non ci segui in casa. Quelli sono occhi? No, sono le luci della nostra città, i pescherecci in fondo al mare. Non sembra che stiamo metabolizzando la cosa. Direi di andare a dormire. Non posso farlo. Vabbè. E quindi? Che devo fare di me? Buono. È molto confuso come gioco. Qui è chiuso. Sarà il nostro vicino di casa. Sì, prendi la torcia. Olè. È molto confuso come gioco. Rispetto agli altri giochi della Chillas è fatto meglio, perché graficamente mi piace di più. Non funziona a niente. E torniamo al negozio. Quindi siamo andati al negozio. Abbiamo preso, cioè non abbiamo neanche finito il turno. Ci siamo proprio andati. C'è un pacco per lei. Va bene. Spavento. Cristo santo. Ma che Dio è? First night. Ma voi siete scemi. Ah, quella era giorno prima? No. No, io ho un pessimo senso dell'orientamento. No. Ma cosa sono? Cessi turchi? Cos'è sta roba? Perché ci sono cerami comunque? Non c'è niente acceso, ma non è normale, ma che sti lampioni non fanno luce. Non vedo un H. Si scende da qui? Non mi ricordo. Sì, penso di sì. Madonna. Ah! Tranquilli, è solo una ringhiera. Ok? Oh, stavo per urlare per colpa dei fiori. Però cammino come uno struzzo, cioè nel senso. A sto punto si tratta anche un po' di evoluzione. Cioè se qualcuno dovesse aggredirmi in questo momento, io sarei molto vulnerabile. Credo di essermi perso. Abbastanza certo di essermi perso. La butto lì, eh. Ehi là! Ma dove cazzo vivo? Le favela? Ma che roba? Madonna. Che spavento. No, questo è il ponte.
Non l'abbiamo percorso prima. Minchia no. Vai subito a lavorare, fai finta di niente. In questo momento immaginatemi con dei capelli fluenti scuri, mentre corro, con le braccia indietro. Tu non hai idea di cosa ho vissuto. Hey hey, I heard you reported that the doors would open on their own. Ah, vedi che si è aperta, la porta si è aperta da sola. Prima sentivamo il suono della... We got a guy check the sensor and it seems like the wirings were loose. Perfetto, quindi ci sono dei cavi che si sono allentati. Quelle sono preservativi o sigarette? I thought this was some sort of poltergeist. No, non penso siano stati dei poltergeist, per carità. Ma sono di tutte le misure quei preservativi o... I see those on TV all the time, but they're all scripted. Vabbè, dice che guarda i poltergeist in televisione tutte le volte, vede questi eventi paranormali, ma sono tutti scriptati, tutta roba recitata, per carità, per carità. 12 euro per dei preservativi. Ghosts aren't real, after all. I fantasmi non sono veri, dopo tutto. Anche se lui sembra palesemente uno spirito. Enter the counter, sì, enter the counter. Qua non c'è spazio per entrambi, eh? Eccoci. L'ho compenetrato. Porca puttana. E così provò per la prima volta l'amore. Questi sono fazzoletti? Cos'è sta roba? Vabbè, qual è il mio scopo? Vabbè, intanto tendiamo il cartellino. Punch it. Quindi una volta che lo pancio, quello se ne va. Esatto. E non tornare mai più. Buono. Qua che c'è scritto? I saw something rats behind the store yesterday. No, ci sono dei topi? Ma chi se ne frega. Someone must have left the garbage a bit open. Perfetto, quindi c'è il cassone della spazzatura aperta e ci sono dei ratti. Your manager. Tua madre. Vediamo cosa fanno vedere le telecamere. Allora. Un cazzo. Niente. No, la signora anziana del racconto no. No, ragazzi, sarà qui da un momento all'altro. Vabbè, abbiamo tutto il tempo di scappare volendo, eh. Abbiamo tutto il tempo di scappare volendo. Arriva la vedrai che arriva la vecchia, arranca, sta deambulando, ci siamo quasi. Attenzione, è quasi arrivata al cartellone. Guarda che trucco di magia! Guarda! Guarda! Sparita. Non c'è più. Oh, non c'è più sul serio, non esce più. Ah, eccola. 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 Minchia. Non so se voglio vederla in faccia. Allora, quindi... Ah, guarda, hanno ribaltato i sacchi dell'immondizia. Non è un problema mio. Esci dalla la telecamera. No, esci dalla telecamera. Esci dalla telecamera. Eccoci qua, signora! Eccoci qua, signora! Senta, non è che il negozio deve venire da lei, però. È lei che deve venire dal negozio. Se ci diamo una mossa... Senta, mi dica cosa vuole, glielo prendo io, per favore. Cosa vuole, signora? Faccio io, dai. Mi dica. È un cyborg. Ha i sensori di movimento. Ha i sensori di movimento pure lei. Vabbè, ma sembra una comoda, una simpatica vecchietta, dai. Cammina come me, quindi magari siamo parenti. Allora, io vado a sistemare un paio di robe e torno subito, eh. Tanto questa, voglio dire, ora che si muove. Quindi ci sono dei ratti qua in giro? Che è sta cosa? Che cazzo è sta roba? La Madonna, non sono ratti, son pitoni, son cobra. Ma che suono è? Dov'è l'altro? 2 di 6? 6? Non ne vedo altro. Eccolo qua. È ratto spray questo. O de toilette. Ne vedete altri? Sì.
5, ce ne manca uno. E chi ci vuole? Qua dietro? Lo sapevo io. Per trovare i ratti devi pensare da ratto. Immagino che l'immondizia però la lasciamo così, giusto? Sono troppo gracile per questo lavoro. Ok. È fatta. Signora, mi dica. Allora, guardi, abbiamo della carne fresca fresca. Sono i ratti del vicolo, però, secondo me, se lei li... Signora? E quel violento chi è? Scusi, ha visto un'anziana si... Oi! Sono di fretta. È un americano. Si vede, è arrogante. Nova, could you please fetch me? Sì, sì, adesso arrivo e la servo, un attimo. 5 cose di bottiglia e un pacco di sigarette. Hurry up. Vaffanculo comunque. Allora, 5 bottiglie, sigarette, pacchi, sigarette. 5 sigarette. Ci vende tutti. Prenditele da solo. Ah, è una di quelle che parla con se stessa. Per non parlare con gli altri. Allora, birra. 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 È qua. Yu. Si chiama Yu. Yuhi. Yuhi. Non... Abbiamo un problema logistico. Torno subito. Non ho le mani per... Non sono... Non me l'hanno detto come fare. Non sono capace. Allora, sarà qua a sto punto. Ma non credo che gli alcolici li servano... Vabbè, senti. Prima le sigarette, allora. Dai. Dagli scaffali? Arrivo. Scusi, Non son pratico, perdonatemi. E la birra non c'è. Vabbè, iniziamo con le cose semplici. Uno, due, vabbè, uno. Sta contenti di uno. Oh. Oh. Basta. La birra. Birra. Non... Adesso andare a prendere la birra? Ma come cazzo funziona sto gioco? Latte va bene lo stesso. Quella lì. È la Yuhi, la vedo, è qua. E non me la fa prendere. Non ci arrivo allo scaffale, non è che potrebbe darmi una mano. Se lei si accovacciasse sotto il frigorifero. Si accovacci. Qua. Quante ne ho prese? Boh, non importa. Premi C? No, non premo C, ragazzi. I'm Harry. Ok, ho capito. Ma una alla volta gliele devo portare. Ma che cazzo di gioco è? Ma la vecchia in tutto ciò non era vera. Ma ne prendi per favore una? Ah, le ho buttate per terra. Q per buttare giù gli item. Vabbè, non ha molto senso. È in bagno? La signora? Oddio, è vero, possibile. Certo che potrebbe anche andarsela a prendere da solo sul serio, eh. Potrebbe effettivamente impegnarsi un po' di più. Minchia. Ma ce ne vuole così? È lui la vecchia, Dino? Si tiene in forma, non dimostra gli anni che ha. Allora, ancora... 2 giri e ci siamo. Questa gliela sgaso, però. Oh. Adesso gliela apro davanti. Scommetto che se gliela apro ora fa lo stesso suono dei ratti. 5. Ho capito. Grazie. Se dico che gioco è, penso che scleri, ma lo dico lo stesso. Non ha senso. Tiragliela. Sì, una denuncia. A posto? Now scan. Oh. Va bene, scan, adesso lo scanno. Me l'ha chiesto lui. Thank you. No, thank to you. Thank you. Ora andiamo a controllare la signora, va? Peccato che non ci sono le telecamere in bagno, perché avrei gradito vedere l'anziana signora. Eccola lì! Signora, come va? Tutto a posto, in bagno? Signora? Mi faccio spazio, così va? Signora? Where is Cancun? Il nostro amato leader? Non lo so, Cancun, che fine ha fatto. You know where Cancun is? Non nei nostri cuori. Nei nostri cuori. Nella nostra amata nazione. I thought I heard his voice. Ho pensato di sentire la sua voce. It was my daughter's house. No, signora, è un negozio. Se sbaglio, poverina. È una rincoglionita. What did you do? No, io non ho fatto... Allora, intanto, io non c'entro nulla.
How dare you? No, io no, no, signora, stia calma, stia calma. King Kun non è qua. Ha capito. Ne ha completamente... Madonna, c'è le calze contenitive, poverina. Signora, però mi deve spiegare... Perché c'è... La vedo un po' arancione in faccia. Ma la pressione... La fa circolare il sangue. Signora, ma non è sicuro a quest'ora della notte? Signora... Le porte! Mi ha chiuso fuori dal negozio! Aprite! Signora! Chiami qualcuno! Le trovo io, Cancun! No! Aprite! Oh Cristo, ma mi licenziano! Si levi dal cazzo, signora, per favore! Ma se ne... Si levi dalle balle! Aspetta, aspetta! Dov'è la torcia? Di qua? C'era un ingresso di qua, giusto? Mio Dio. Ma King Kun, ma mi fa un culo così! Ah! A posto. Ho vinto. Oh! Non si chiudono le porte. Vabbè. Meno male, è andata molto bene. È andata molto bene. Chi è? No, ancora? Ancora i Poltergeist? Vada retro! Satana! Con me in mezzo non può chiudersi. Porca puttana! E l'ho fatto ancora! L'ha fatto di nuovo! Allora, vediamo se le telecamere vedono... Magari le telecamere stanno guardando, vedono qualcosa che i nostri occhi da babbani non possono vedere. Vediamo un attimo. Veloce, muoviti, muoviti! Quello c'era un bambino, l'avete visto? C'era un bambino? Finirà male, ragazzi. Vabbè, era un bambino, non era un poltergeist. Che cazzo è quello? L'uomo del cavo venuto a riparare? E mi son chiuso fuori di nuovo. Non mi posso muovere. Allora, urco 2. E lei King Kun? Allora, aspetta che approfitto di lui per entrare, perché... Ok? Mi infilo! Ok, eccoci qua. Eccoci qua. Sì, sono un cliente abituale anch'io. Allora, aspetti che... Un po' di professionalità. Mi dica. Good to see you again. You know the unstoppable trend on ordering everything online. Ah, perfetto. Quindi hanno un nuovo pacco. Anyway, there's something to be... A packet that needs to be picked up here. Ah, c'è un pacco per noi che deve essere tirato su. Vabbè, andiamo a prendere questo pacco che sembra... Ma non me lo poteva portare lui. Ma scusa, ma questo sarebbe il tuo lavoro, però. Intanto loro ciciulano i soldi dalla cassa. C'è un pacco per noi? E dov'è sto pacco per noi? Pronto? Non è una cosa saggia quella che sto facendo. E mo? Dal magazzino? Ah, dal magazzino! Non ho letto! Come dal magazzino? Dino, il pacco è per lui! Ah, il pacco è per lui! E ragazzi, perdonatemi il... Scusi, non padroneggio ancora la lingua, perdonatemi. Non avevo capito, pensavo ci fosse un altro pacco da prendere. No, tu lo devi dare a lui. No, io non devo dare un cazzo a nessuno, intanto. Intanto non devo dare un cazzo a nessuno io. Qual è il pacco da dare qua? Uno dei 30 che sono qui. Cosa gli do? Una birra? Un pacchetto di sigarette? Qual è il pacco che ti devo dare? Aspetta, forse è in ufficio. Ah. Credo sia un pacco da consegnare dal magazzino. Grazie. Grazie. Allora, vediamo un po' se magari è qua. Eccolo qui. Eccoci. Rapido ed indolore. Give package? Sì, give package. Avrei tanto voluto essere pagato, ma non importa. Controlliamo se le telecamere di sicurezza ci fanno notare qualcos'altro. Security CC7. Ho preso un trofeo. Sono un talento che spavento.
Ok, se ne sta andando il signore. Ah, non essere pretenzioso, Dino. Ragazzi, non so neanche che vuol dire, quindi per favore. La commessa col pacco. No, no, per carità, al cinema. Ovviamente intendo dire non pretenzioso, ma essere. Non so cosa significhi. Quindi, qual è il nostro scopo di vita? Cioè, io me ne andrei anche, se abbiamo chiuso la giornata. I saw some rats behind the store yesterday. Someone must have left the garbage bin open. The first person the city is not has to go rid of the roads. The rodents as up, your manager. E noi ci siamo sbarazzati dei nostri cari amici ratti. Quindi direi che abbiamo fatto un po' tutto. No? No? Andiamo a controllare di nuovo i nostri amici... Questo è lo stesso suono che sento quando digrigno i denti la notte, comunque. Eccolo qua, il nostro amico ratto. Bene. Che c'è? Un candelotto di dinamite. O un mattarello, cos'è? Get umbrella? Dammi l'umbrella. Ah, perché mo piove. Ma non vanno ad aprirlo in casa, porta sfiga. No, c'era... C'era qualcuno in bagno, c'era qualcuno in bagno! Ho i brividi! Ma hanno bussato? Oh, basta, basta! Ho i piedi! Aspetta! Che cazzo è? No, non sono i piedi. Ah, è il bastone dell'ombrello. Open it, ok. Questo preciso istante io mi metterò a guardare una videocassetta con l'ombrello seduta sul divano. Via. E che ci vuole? Una normale giornata in Giappone. Eccoci qua. Godzilla. Vai. Watch closely. E beh? È sempre al retro del negozio? Vabbè, è sempre al retro del negozio. Buono, torniamo in negozio a sto punto. Prima o poi ci troveremo una faccia dietro... Carca puttana! Ci troveremo una faccia dietro questo meraviglioso portone. L'audio è altissimo. Direi fenomenale. La cosa positiva della pioggia: non sentiamo i nostri pensieri e se scivoliamo ci facciamo talmente male che non dobbiamo più soffrire successivamente. Io comunque una letterina al comune per cambiare le lampadine dei nostri lampioni la scriverei. La pioggia che oltrepassa l'ombrello. È quello il problema per te? Madonna, Madonna! La viene giù che è una meraviglia! Corri! Il problema è l'ombrello rosso. Perché? È la moglie di Ted Mosby? No, era giallo l'ombrello. Non mi ricordo. A Woman Your Mother, ragazzi, era giallo o rosso l'ombrello? L'ombrello a buchi, l'ultima moda. Ma sai che... Guarda, di ombrelli ce ne sono tanti, milioni di milioni. Ma gli ombrelli dei... sono di qualità. La cipolla? Eh? Era giallo l'ombrello, sì sì. Sì sì. Me lo ricordavo rosso, non so per quale motivo. Comunque ragazzi, gli ombrelli più brutti sono quelli trasparenti, che sono troppo cyberpunk. Ah. Quindi noi viviamo di questo, ragazzi. Lavoro, casa, lavoro. Non c'è il bro, è vero. Ah, cotuera!
Minchia, lo deformo ancora di più. I got you God who. Ah, ti ho preso Dio. Ah, ti ho preso bene. Ok, ok. Fine. Io mi stoppo. Ti prometto che non lo farò più. Io ti adesso ti bullizzo e ti chiudo in quell'armadietto. Scusatemi. Allora, no, il cartellino lo timbriamo dopo. Some products were missing on the shelf. Perfetto, non ci sono più dei prodotti sugli shelf. Always keep the shelf full, that's our motto. So please restock them by tomorrow morning. Your manager. Va bene, abbiamo da fare. E tu intanto vattene. Fuori dai coglioni, non ti voglio più vedere. Attenzione che fuori si scivola, non vorrei che ti capitasse qualcosa di brutto. Pezzo di merda. Usare la CCTV. Vediamo se è nella CCTV. Allora, le telecamere continuano a rimandare... Ditemi che avete visto il bambino. Ditemi che avete visto il bambino. O era un ratto, non lo so. Ditemi che l'avete visto. C'era qualcuno, sì. Purtroppo la telecamera non si sposta più di così a destra. Disable. Hard only. Camera effect. Sto controllando un attimo che sia tutto quanto. Ed Bob. Ah, perché possiamo scegliere se far muovere o no la testa. Vado un attimo fuori, ragazzi. Controllo al volo. Sta piovendo dentro il negozio. Allora, mancano delle cose sullo scaffale. Sta piovendo dentro al negozio. È voluto? È tutto aperto qui. No, eh? Ok, patatine. Torte istantanee. Lasagna. Buono, questo è quello che dobbiamo fare. Però prima andiamo a vedere cosa c'è là fuori, va? Cristo santo. Ehi là! Ehi là! No, 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 no! Cos'è? Io non ho paura! Attenzione, c'è il bambino col pigiama righe dietro sta porta! It's locked! Meno male! Meno male! Chi è curioso muore! Ma meglio così! È che niente, io ci ho provato! Ci ho provato! Via! Fuori dalle balle! Addio! Addio! Addio, che cazzo è sta cosa? No, c'è una chiave, c'è una chiave. Devo spegnere la corrente e posso prendere la chiave per aprire la porta dietro di me. Ma io non lo voglio fare, non lo voglio fare. Piova di rotto, tra l'altro. Come faccio a spegnere la corrente? Forse lo posso fare dal PC? Dal computer? Vabbè, intanto adempiamo i nostri doveri. Pensavo ci fosse una persona altissima, era il poster. Che sbucava da dietro lo scaffale. E dove cazzo si mettono ste robe? Io non lo so, non lo so. Dino, c'è una bicicletta? Buono. Restock. E me? Quando ieri è uscito dal... ieri è uscita dal bagno l'anziana signora, hai controllato che non abbia lasciato una sgommata nel water? Certe cose le donne anziane non le fanno, lo so per certo. Licenziati e scappa. No, perché altrimenti sarei un'offesa per la mia famiglia. Sarebbe oltraggioso per la mia famiglia, ragazzi. Contano tutti su di me. Ehi! Hey! Mi hanno chiuso dentro! Aprite! No, 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 sto per beccarmi una sorpresa. Non è il nostro collega che ci fa gli scherzi, vero? C'è un cliente? No, meno male.
Non mi sta piacendo sto gioco. Non mi piace più sto gioco. Non voglio più giocare. Non voglio più giocare a sto gioco. Non... Ma... Ancora la porta rotta? Oh, Dio! Che cazzo è? Pensavo fosse un infermiere pazzo che con un bisturi ha squartato un gatto, non so per quale motivo. È esattamente lui! I'm Amada, ho letto Amanda. Vabbè, ognuno il suo, eh. So there's something wrong with the air conditioning. Ah, non sei un infermiere? Oh, grazie al cielo. Sì, no, ma non è l'aria condizionata, non funzionano le porte, non... Il tuo boss mi ha mandato qua cercando di... keeping the food fresh. Ah, c'è qualcosa che non va con l'aria condizionata del reparto surgelati, strano. I had to be working this late, but he pays me well, you know. Don't mind me. I'll just quickly check the outside union and add the right time. È stato un piacere. Parasociale anche lui. Non mi fido. Io mi fido ciecamente. Torniamo alle nostre mansioni. Forse stacca la corrente, ragazzi. Se stacca la corrente possiamo... Possiamo fare... Possiamo prendere la chiave dal... È andato in bagno? Ma sto avendo le traveggole. Ho visto qualcuno entrare in bagno. Devo procurarmi del tritolo e far saltare per aria quel water. Gli lascio una cagata pazzesca. Devo rifornire gli shell. Vedi le telecamere? Sì, lo so, hai ragione, è vero, è vero. È vero. Ma aspetta. Definizione si sta abbassando ogni secondo o sbaglio? Il gioco sta perdendo texture. Bene, sta lavorando all'impianto dell'aria. Ok, credo abbia finito. Buono. Esci. Ma anche no, come anche no, ragazzi? Ma vedete che perde texture il gioco, non era così prima. Picchia il bambino, ovviamente Twitch contestualizza, è un messaggio scritto dalla chat, io non c'entro niente, però sono costretto a dir di sì. Dove devo mettere sta roba? Dove... Riparato con la telecinesi. Ragazzi, per l'amor di Cristo, dove dovrei mettere sta cosa? Non so dove devo metterla. Basta, suoni, colori, luci... È tutto poi così gaio in sto posto. Oh mio Dio, pensavo fosse un fantasma. Signora, lei è candida. È l'immagine della salute. Ah! Vuole un paio di lasagne? Ma cosa c'ho in mano? Io non so cos'è sta roba. Vaffanculo, la mollo qui. Allora, l'uomo del refrigerio ha fatto il suo dovere. Questo sono io, immagino che ho fatto scattare l'allarme. La signorina... Cosa vuole lei? Mi dica. Ah, il Kinder Paradiso. Mi sta minacciando, signora. Che fa? Non si avvicini. Ehi! Aspetta. Un attimo. Eccoci qua. Non vuol parlare con me, lei? Beh, io non voglio parlare con lei, forse. Che dice? Hey! Are you the only one working here? Yes, sono l'unico che lavora qui. Are you the only one working here? Yes, sono l'unico. I can't believe this. Yes, sono l'unico che lavora qui.
What kind of manager puts on a girl on midnight shift alone? Vedete, una donna che sminuisce una donna pensando che una donna non possa fare un lavoro come questo, ossia occuparsi di un negozio in tarda notte. Incredibile, ragazzi. Parte proprio da loro. Io non c'entro niente. I see you have no choice. I give you my protection charm. Ma va a cagare fuori dal mio negozio. Levati dalle balle. Che cos'è? Mi ha dato un ciondolo di protezione? Prendilo? Sì. Grazie. È una pazza. Allora, dicevo, ad occhio dovrei metterli qua, sti affari, però. Dino, è maledizione? Com'è maledizione? È maleducazione non di dir di no. Non ha pagato. È vero. Vabbè, tanto, basta che pagano me, ragazzi, poi per il resto... Ho trovato il buco. Greta, grazie mille, bestiaccia. Un piacere, un onore. Grazie, amici miei. Che cazzo è un'iguana? Cos'è? No. No. Bene. Bene. Ripeto, sta piovendo dentro il negozio. Non farlo. No. Ancora. Ma perché ci casco ogni cazzo di volta? Aiuto. Dai, che poi... Oh, Cristo. Aiutate. No. Ecco, io lo sapevo. Poi danno la colpa a me per negligenza. Guarda che cazzo ho combinato. Sta succedendo? Ma che sta succedendo? Ma c'è uno spirito! Chiudi la porta, va? Fammi vedere le telecamere. No. Timber cartellina vai a casa. Non mi interessa che alcuni prodotti si sono persi. Vogliamo commentare quello che è appena successo, per favore? Possiamo non far finta di niente? Questa ragazza ha le palle quadrate. Che cazzo mi ha lasciato? Cos'è? Propaganda? Mi ha lasciato dei volantini. Pick up talismans? E va bene. È una pessima idea. Abbiamo concluso la notte? Hello? E che ci devo fare io con questi adesso? Allora, immagino... Mettiamoli momentaneamente... Minchia! Ok, sono 10 talismani. Mettiamoli momentaneamente qua per terra. Posso... No. Posso riparare i danni? Per quale motivo ci sono le... Qua c'è ci sono le lozioni, creme vaginali, tutte queste robe qua, e del tonno. Non capisco il senso di... Chi è che ha deciso di mettere le robe così? Ma perché sono nel punto più inquietante del gioco? Ma dove sto andando? Anche ogni cazzo di volta ci devo cascare. Ehi! Ma il tizio ha lasciato qua la chiave inglese. Apri l'aria condizionata, sì. Pronto? Abbiamo la chiave. Merda, non c'ho voglia. Ok.
Ok. E là? No, 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 no. La porta si è aperta. My arms go numb when I try to open, eh? I feel as though something is grabbing me. No, no, no. Qualcosa mi impedisce di aprire la porta. Non ti girati, girati piano, girati piano. Non posso aprirla. Fuori dalle palle. Fai finta di niente. Chiudi gli occhi. No, 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 è stato mistico. Chiudi il bagno. Io, basta. Basta. Vaffanculo. Che ci devo fare con questi? Allora, probabilmente magari devo riporli sulla porta? Non lo so. Perché c'è un cartoccio del latte aperto? In scadenza. Che devo fare con questi ragazzi? Provo a timbrarli come fosse il cartellino, guarda. Non me lo fa fare. E quel talismano di merda? Che ho fatto? Non so cosa ci devo fare con questi. Allora, proviamo ad applicarli, ad affliggerli sulla porta del gabbiotto che c'è là fuori. Vai fuori? Oh, molto molto calmini, eh. Ti dovrebbero proteggere quando apri la porta, credo. Non ha molto senso, considerando che è stato un demone in terra a darmeli. È una pessima, pessima idea. Io non dovrei stare qua. Io non dovrei stare qua. Exorcise the door. Esorcisci la porta. Esorciscila. Ah, ma è il nostro collega? Ah no, è il manager. 4. Siamo chiusi dentro? No bueno, no bueno. 4, che vuol dire 4? 4 dei che? Scusate, scusate, scusa, scusa, scusa. No, 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 mi devo fare i cazzi miei. L'audio. Piano. Ah. Oh. Ma che è? Calmi, calmi. Calmi, no, 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 no. Ah. Ok, 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 ok. È stato un incubo, forse. Ha tutto una spiegazione, ragazzi. Ha tutto una spiegazione logica. Il cibo che ho mangiato prima deve avermi dato la testa in qualche modo. Che cazzo è appena successo? Quella è stata quella è l'esperienza del primo bacio. Quella è la prima volta. È la prima volta. Mi sta piacendo molto lato horror. Definiamolo. È fatto bene. Un altro pacco? Non è che io lo voglia vedere, francamente. Un'altra cassetta. E guardiamo da vicino. 4 è il simbolo di morte in Giappone. Ah, non mi interessa. Ottimo. Ecco, questa è la porta di prima. Che rimane chiusa. Perfetto. 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 Ok. 4 è un numero, non è un simbolo. Vabbè, ci siamo capiti, dai. Ora, io... What a nightmare. What is all a dream? È stato tutto quanto un sogno o un tamburo, dipende da che tipo di dialetto inglese volete utilizzare per la traduzione. Qua c'era una figura ansiogena nascosta dietro il cucinino.
Questa porta non si apre. Ho sentito chiaramente una serratura chiudersi. Vi picchio, ma vi accarezzo a pugni chiusi. Io non mi faccio problemi, veramente. Se oltrepassate i confini della mia proprietà privata, non esiste legge, eh? Che ore sono? 44, abbiamo ancora un quarto d'ora. Cristo. Ok. Allora ragazzi, quando fate quello che faccio io, giocare a videogiochi horror come questi, un giorno sì, un giorno no, è normale avere dei tic nervosi, tipo l'occhio che balla, come dicono qui a Milano, le balla Loch, famoso inventore di Minecraft. Non faccio problema, non mi faccio problema, risolto, bene, perfetto. Quello che volevo dire è che ho dei problemi di pressione dovuto a questo stile di vita, quindi dobbiamo cercare un attimino di darci un'enorme calmata. Certo è che se una faccia mi sbuca da un angolo, è molto probabile che io svenga di tempia contro lo spigolo di qualcosa per smettere di soffrire. Sto camminando nel buio più oscuro, ma io non avrò paura. Ciucciati una camomilla. No, perché non mi fa effetto la camomilla, ragazzi, devo essere sincero. Quelle sono teste? No. Ora, io potrei anche esplorare in giro per la mappa, ma chi me lo fa fare? Potrei anche evitare di fare la solita strada, ma anche no. Dovresti fare la live con i misuratori di pressione. Grazie. Dibattiti? Sì. Ok, questo è il famoso ponte dove c'era la bestia con le gambe al contrario. Ho vinto. Buono. Buono. Valeriana is the way. Intendi la... l'insalata? Buona, sì. Non ci volevo tornare qua. Vediamo quali sono gli ordini del capo stanotte. Beh, giustamente non ci sono ordini del capo. Sai com'è? È morto. Allora, ragazzi, si improvvisa. Ce la inventiamo noi. È vero, la valeriana è l'unico tipo di insalata decente. Insieme alla Heisenberg, all'iceberg, scusatemi però. Manca il bro. Ragazzi, d'altronde. Sto per piangere in giapponese. Non... no. Ma che è sto suono? Cos'è? Il regno dei morti? Questa continua a ciucciarsi sto ciupa ciupa. Non mi piace. Cristo no. Finiremo come il manager. Me lo sento, finiremo come il manager. Dove sto andando? È una pessima idea. Ok, chiusa, grazie al cielo. Grazie al cielo. Ok. Ok. Bene. Controlliamo le telecamere? Ah. Io non lo voglio fare. Chiudi la porta. Grazie. Controlliamo le telecamere. Basta jumpscare, eh?
Basta jumpscare, eh? Ok. Eccolo là. No, 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 no. No, 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 dove va? Non entrare! Il bambino, vai dal bambino, vai dal bambino, vai dal bambino. Usalo come arma contundente contro il demone, per favore. Non posso uscire dalla telecamera. Perfetto. Che sta facendo? Che vuoi? È lui il poltergeist, è lui lo spirito. È in mutande, è in mutande. Io sto guardando un bambino in mutande con una telecamera. Non è positivo tutto ciò. Tanto le telecamere sono cambiate, non abbiamo più Channel 3, non so per quale motivo. Sì, ma deciditi a scegliere. Eccolo lì. Eccolo lì. È letteralmente il manichino dell'OVS, quello per dei bambini di 10 anni. Io so che una certa si lancerà di faccia contro la telecamera e per inghiottirci. E a quel ecco, ci siamo, è il momento. Ha girato, ha svoltato l'angolo. Dove cazzo è? Ma io posso uscire da sta cazzo di telecamera o sono bloccato qua per sempre? Ok, sì, posso uscire. Bimbo ragno? Ehi là? Vengo in pace? Oddio, dietro l'angolo. Dove cazzo è? Oh, Dio, Gesù, santo. Ehi? Ehi? Dov'è? No, 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 no. No, no, io non sono un babysitter, non sono bravo coi bambini. È una pessima idea. Ah! Ok, ok, ok. Grazie al cielo, grazie al cielo, non posso uscire. Grazie al cielo. Non so perché, ma mi rilassa sapere che io da quella porta non posso fare nulla. Devi accendere la TV che ha guardato in sequenza? Eh? Devo accendere la... Cosa? Quale TV? Oh Cristo, ci sono delle televisioni qui. Quindi stava guardando questa. È giusto? È pieno di televisioni, non me ne sono manco accorto. Buono. Accendi la TV che il bambino ha guardato. Devo riguardare che TV è acceso, perché non me le ricordo più. Ok, allora. Questa qui, e l'ho accesa, giusto? Sì. Direi che ci siamo. Poi. Poi? Pronto. Ok. Passa di qua. Quella in basso. Ok. Del secondo scaffale. Scaffale centrale. Ok. Quella lì. Poi? Io ho la memoria corta, quindi fanne tre massimo. Non la vedo più. Dov'è? Sbadiglio ragazzi per ossigenare il cervello, non perché sia noioso questo bambino. Ok, quella in basso? Quella davanti? Non lo so. Non so quale cazzo... Quella in basso lì e quella davanti. Basta? Finito? Quella in basso, quella lì? Quella in basso, quella lì, poi? Ne fa un'altra di qua, scommetto. Quale? Ricordatevele anche voi, eh? Da quando ci sono delle TV? Ma io manco me ne sono accorto, vedete? Quella in alto, perfetto. Perfetto. Poi credo rifaccia il giro. Esci da sta cazzo di telecamera. Ok. Ok, allora. Allora. Questa, rifacciamo il giro. Passa di qua. Accende questa. Va di qua. Si ferma. Non mi ricordo. Quale è acceso, ragazzi? Alto, basso, centrale, alto. Quale? Secondo... Il secondo scaffale. Era qua, questa? Bassa? Destra in basso. Questa? Ma perché continuo a sbadigliare? È l'ansia, è l'ansia. Questa? Sì? Ok. Poi? Poi?
Poi? L'altro scaffale? Bene, la gente... Ah, boh, non so manco io. In fondo, B1. E cos'è, battaglia navale? Questa. No, non lo so, non mi ricordo. In alto, sinistra in alto. Merda. Perché questa si è accesa? Perché ho sbagliato? Non è quella giusta? Sinistra giù. Ho sbagliato. Che cazzo è stato? Ok, se sbaglio... Che succede se sbaglio? Non sembra succedere nulla se sbaglio. Minchia, ma che suono è? Ok, a posto. Ora rifacciamo da capo. Ricomincia con la sequenza. Perfetto. Di qua. Questo sì. Questa era andata bene perché non ha rotto i coglioni. Quindi era questa qua. Esatto. Se non fa suono vuol dire che è quella giusta. Ora, qua mi avete detto in basso a sinistra. Siete dei bugiardi. Devi accenderne 4. Prima in alto. Seconda in basso. Prima in alto. Quindi qua un'altra in alto. Ma allora, guardandola da qui, ragazzi. Destra o sinistra? Non mi ricordo più, perdonatemi. Quella centrale. Sinistra in alto. Centrale a sinistra. Questa? Allora, ma se 20 di voi mi scrivono in alto e poi uno scrive in basso, questa trovata. Ok, con calma. Questa, tanto anche se non faccio la sequenza giusta non serve, l'importante è che accendo quelli giusti. Questa, ok, sta funzionando. Questa, ok. L'ultima non mi ricordo dove cazzo era. Credo sia una di queste. L'ultima in basso a sinistra. Di qua? L'ultima in alto. No. Alto. Ho letto in basso a sinistra. Io sto leggendo voi, eh. Vicino alla porta. Questa? Sicuri? La accendiamo? Per citare quell'uomo rubicondo che ha illuminato molte delle nostre serate? Sì? Eccola là, è sbagliata. Una porca di quella. Ho sbagliato. Sento piangere e non sembra che si stia ripetendo il loop. Sento piangere. Prendi la sedia a rotelle e sfondagliela in faccia. Ok, molto, molto piano. Piano! No, signora, no! Oh, Cristo. E basta! Dimmi che un cliente non è un fantasma. Certo. E ancora quel dannato bambino. Credo che il bambino sia un'entità positiva. Oh, Gesù. Portala a casa. Quarta notte. Bene. Tutto normale. Sì, tutto normale, ragazzi. Ormai non ci preoccupiamo neanche più di effettivamente di portare la pagnotta a casa. Ci interessa portare la pelle a casa. Ma watch it, vediamola. Sei sicuro?
Ecco io. Sì? No? No. No. Vediamo un po' che cazzo. Perché c'è da buttare la spazzatura? Cosa ho preso in mano? Non sto capendo. Niente, non sto capendo. Ma per quale motivo io... Ma perché, che è sta ansia? Chiudi la porta del bagno, va. C'è bisogno? Perché c'è il cestino dell'immondizia qui adesso? Non posso prenderla, sta... Il pacco me lo seleziona, ma non mi fa fare nulla. E guardiamo la cassetta, ragazzi. Sì? Cristo. Che succede? No, no, no. Che cazzo? Quelli sono i miei piedi? Che sto facendo nel letto? Non guardate lo schermo, non guardate lo schermo, non guardate lo schermo! Non guardate lo schermo. Non sta andando l'orologio. Il tempo si è come fermato. Questa è apnea notturna. Che no, cos'è sto suono? No, no. I can't move. Eccola là, lo sapevo. No, 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 no. Basta, basta, basta. Signora, 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 no, signora. Ending 2. È finito? Secondo finale, perché c'è un altro finale? Che vuol dire? Il primo finale qual è? Ma che cosa ho sbagliato, scusami? Vabbè, ma alla fine è stata una sorta di storia d'amore. Se scegli di spedire la cassetta... Ah, è vero! E beh, ma scusami, però io ce l'avevo in mano. Ho provato a selezionare il pacco, però il pacco non me l'ha fatto selezionare. Scusa. Additional highlight supported Sima Mural... Murialif... Relief... Real Health. Vabbè. Bello, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Ora, molto probabilmente venerdì, che facciamo la serata horror di Minecraft, potremo anche introdurre un pezzettino di questa. Che dici, giusto per fare l'altro finale? Potrebbe essere interessante? Tanto qua, intanto il gioco vedo che non... Sono ancora alla schermata qui e non riesco ad uscire più dal gioco. Non è positiva sta roba. Ci sta, sì. Era per terra la cassetta? E chi cazzo l'ha vista? Thank you for playing. Ma vaffanculo, va. Quanti dini dai al gioco da 0 a 10? Questo mi è piaciuto parecchio. Mi è piaciuto parecchio, tra l'altro, la componente horror. Jumpscare ce ne sono stati, ma sono stati ragionati. Pochi, ma erano ragionati. Mi ha inquietato molto. Mi ha inquietato molto, mi è piaciuto. Esatto, sì, votate. Bravo, Andrea, ha fatto partire la votazione. Votate da 1 a 5. Scrivete il numerino. Il numerino magico. Il 46% di voi sta dicendo 5. Incredibile, incredibile. Boh. Dovremmo però ricominciarlo da capo per fare l'altro finale. E questo è un problema. Vabbè, capiremo dopo. Comunque, domani, bestiacce. No, domani non c'è l'Horror Night. Domani c'è, non mi ricordo più. Domani che cazzo c'è? Chi se ne frega? Venerdì c'è l'altra Horror Night con Minecraft. Sì, avete capito bene. Prendo Minecraft, la versione vanilla, la moddo da far schifo e trasformo qualcosa di familiare, puccioso e carino come Minecraft in un incubo del cazzo. Quindi mi raccomando, bestiacci, siateci, siateci, siateci. Va bene? Adesso, come al solito, le consuete chiacchiere. Ragazzuoli, voi di TikTok, vi invito a venire su Twitch. Uno, perché ci sono mille cose in più da fare su Twitch. Due, perché adesso chiudo. Quindi continuiamo continuiamo qua su Twitch. È stato un piacere, grazie per tutto. Ci vediamo qua in live. Vi aspetto. Aspetta che qua... ok? Fermi. Termina live. Olè. Boom. Eccoci. Oh, siamo rimasti soli. Siamo rimasti soli. Carino, è stata una bella live, ragazzi. Mettiamo un po' di musica per rilassarci, per favore, che ne ho bisogno.
Smooth jazz? Ma sì, perché no? Ok, così penso vada bene. Molto bella. Ciao Dino, mi puoi salutare che devo andare? Assolutamente. A una certa eravamo 2600. Ma allora, stiamo toccando... 4, votazione 4, incredibile. Ragazzi, io non so più come ringraziarvi. Stiamo toccando delle vette altissime col canale. Veramente, stiamo arrivando a dei numeri allucinanti. Ed è solo grazie a voi, il vostro sostegno, il vostro supporto. Tra l'altro stiamo cercando di realizzare contenuti inediti che su Twitch non sono mai stati fatti generalmente, come ad esempio le esplorazioni notturne. Cerchiamo i demoni dal vivo, vi ricordate? Bene, mi fa piacere che ve lo ricordiate. Vi ricordate? Che cazzo, una pellicina con un tronco, ma che roba. Ghost Adventure, vogliamo fare quello. Are you a bastardo? A gridarlo così in una chiesa sconsacrata per vedere se il demone si rievoca dal pavimento, ci ciccia fuori, ci saluta e poi se ne ritorna giù. Lo vogliamo fare, lo faremo in live dal vivo, quindi mi raccomando, ovviamente se riusciamo ad arrivare al gol. Perché bisogna organizzare tutto, ragazzi, bisognerà fare un vero e proprio evento live e iniziamo quelle che sono le esplorazioni definibili urbex, quindi roba veramente figa, siateci, spero di riuscire ad arrivarci. Comunque intendevo dire che quello che sta accadendo è solo soltanto grazie a voi. Dino, ma non mi hai salutata. Già, show yourself, un altro caratteristico. The Voodoo Doll, ci porteremo la Voodoo Doll. Ah, Veltro, grazie bestiace, davvero, grazie di cuore. Ti seguo da circa 4 anni, non ho mai scritto nulla, ma zio povero, ti stimo. Guarda, questo è il tuo, se questo è il tuo primo messaggio, sì, è il tuo primo messaggio, perché me lo dici adesso in chat. Grazie. Grazie mille, bestiace. Io comunque spero alla Games Week, ecco, sperando di non beccarci di nuovo l'influenza, perché noi ce lo ricordiamo ancora quell'individuo che è venuto a salutarci, è venuto da me, dal maestro. Ciao Dino, ciao Andrea, posso abbracciarvi? Ho un po' di tosse, se non vi dispiace. E noi, sì, da allora è storia, ci siamo i 6 mesi di malattia e che abbiamo passato e il Covid e tutto il resto, quindi tralasciando questi diciamo eventi spiacevoli, la cosa più bella è stata conoscervi, quindi quando rifaremo di nuovo queste cose vi terremo distanti con un righello di 1,5 metri, però vi vogliamo abbracciare tutti. Buonanotte a chi sta andando, chi resta ovviamente si faccia due domande, perché a venerdì, salve. Adoro vederti giocare agli horror. Grazie, io un po' meno giocarli. Puoi portare a difficult game about climbing? A difficult game about climbing. Ah, volete vedermi incazzare? Sai che è da un po' che non faccio dei rage game. Fammi vedere cos'è sto a difficult game about climbing. Quando sto cercando qua su Steam. A difficult game about climbing, 9,75 euro. Ponty Pants, ma questi sono gli stessi che hanno fatto quella, no. Chiedo umilmente perdono, mi sento umano, mi sento un essere umano. Sono quelli che hanno fatto quel gioco dove il tizio è dentro la pentola. Wow, è pelato, ha senso. Basta, abbiamo fatto sta roba? E che ci vuole? Ma lo faccio volentieri. Si può fare. Mind the gap. Beh, però. Ah! Che cazzo di stile è questo? A fenicottero, a elica, cos'è sta roba? Mio Dio. Anche tu però, se non funzionano le mani, non funzionano le unghie, non funzionano i denti, aggrappati con qualche altra protuberanza del corpo, no? Sta andando da Dio. Ma il gioco, vabbè, si può provare a portare. Ma li volete, voi volete dei giochi, volete dei rage game così? Io ve li porto e sappiate che io sfascio tutto però, sappiatelo. La calma non fa parte di me, soprattutto in quest'ultimo periodo. Ho bisogno di sfogarmi, ho bisogno di sfogarmi. Ho perso il mio cane nelle fogne. Ragazzi, Rotten Flesh non lo portiamo più perché se è buggato tutto. Dovrei ricominciare tutto da capo. Ed eviterei.
Shiryoku, grazie mille per i 300. La Ruth e Kira, grazie mille bestia, saluto Valhalla. Ti consiglio un giochino horror sulle backrooms, molto molto carino. Com'è che si chiama? Anemoia Polis. È di tipo esplorativo, ambientazioni pazzesche, potresti portarlo in live magari. Anemoia, sì, ma come cazzo si scrive sta roba? Anemoia Polis. Mica sembra una malattia rara. Vediamo. Anemoia Polis, Chapter 1. Vediamo un po'. Non sembra male. 4 marzo 2023. Mica è appena uscito. Bello. Cazzo è sta roba? Ah, ci sono gli enigmi. Ma accade qualcosa di inquietante o sono solo spazi liminali? Perché sta pisciando, che schifo. Despite the extremely clean and serene atmosphere. Non ho letto. Ma che è? I mini golf? Davvero? Allora, ti dico... Ormai mi sento a casa in questi ambienti, quindi sinceramente ci potrebbe stare. Ma qual è? Ci deve essere il risvolto inquietante però. Oh! È stato terrificante? Per quale motivo è stato terrificante? Sta diventando terrificante. Keep moving. Sta diventando terrificante. Ci siamo? Lo voglio giocare, ragazzi. Che cazzo succede? Anemoia Poli... Anemoia... Boh. Febbraio 2023. No, scusa, non ha senso. Quando cazzo è uscito? È uscito nel 4 marzo 2023. Ah! Io ormai sono ancora indietro di un anno. Ho letto 2023, ma ho pensato al 2024. Ma sai che sembra figo? L'ho messo nella lista desideri. Sembra carino. Dino, ma il giochino con il bambino dell'altra volta lo riporterai? Peggio Cremesi mi sta inquietando, per favore, che di chi bambino tu stai parlando. Io mi dissocio completamente da ogni sorta di atteggiamento che possa familiarizzare con forme di vita umane al di sotto dei 18 anni. Oddio, Happy Games. Attenzione. Dino, The Beast Inside, già portato. Il gioco della suora non lo fai più? No, perché è finito, l'abbiamo finito. Quindi... Ah, Dino, vorrei avere la tua barba. Grazie, grazie. Adesso te la spedisco. Dino, dai un'occhiata a un gioco ti ho consigliato su IG. Silence Channel 2. Silence Channel? Incredibile. Monstrum fa cagare il cazzo, ragazzi. Dai, questo Monstrum. Silence Channel 2. Ah, perché c'è anche il primo. The Terror in Silent Channels. Aspetta. Oh, cambia visuale. Oh. Il violoncello. Pare vecchiotto, eh. Ah, qua siamo ai bei cari vecchi tempi dove l'horror era. Erano tutti abbastanza uguali, ma c'erano narrazioni differenti. Si puntava più sul jumpscare che sulla... Cioè, l'horror doveva essere quella cosa come questa, no? Una casa, i demoni... Sti cazzo di armadietti dove nasconderti. No. I don't feel good at all. When you lose yourself, the darkness comes. Quando perdi te stesso. Mettiamolo nella lista desideri. 7 dicembre 2023. Ah, non è neanche vero. Ma non sono vecchi per niente sti giochi. Però questo mi dà l'aria, non so perché. Mi ricorda molto YouTube 2011. Indie dell'anno? Nei top 100 dell'indie. Vabbè, figa, nel top 100 però è un po' facile arrivarci. Carino. Calcolando che sono 56 i giochi indie che escono all'anno, è un po' facile essere nella top 100 o no. Hai già un'idea di cosa portare come gioco horror lunghi?
Beh, intanto mi ha detto Minecraft. La versione horror di Minecraft potrebbe starci. Poi vediamo un attimo come viene e se effettivamente porta qualcosa come serie. Credo che di lì... Da lì, poi vabbè, questi sono giochi abbastanza lunghetti alla fine, perché dovrebbero durare una live, ma io li faccio durare come al solito 2 o 3. Porterai Silent Hill? Sì, quando esce sì. Anche se la demo ha fatto cacare il cazzo. Zoochosis lo stiamo aspettando, ragazzi. Non vedo l'ora che esca. Observer lo conosco, siamo stati male. Until Dawn è invecchiato malissimo, malissimo. Year of Fear già portato, ragazzi. E Mika Games è uscita con un altro gioco? No. Dino, ma la barba per quanto l'hai fatta crescere? 2 settimane. Ci sei alla Romix? No, non credo proprio. Porti Frambo? No, ma... piuttosto... No, no, mi sa di no. Borderlands 3, che c'entra? Cosa cazzo c'entra? Continuerai Zonomali? Certo che lo continuiamo, ragazzi, dobbiamo finire lunedì insieme ad altri giochi, perché penso che Zonomali sia, cioè, siamo verso la fine, lo finiamo lunedì, lo continuiamo, lo finiamo e poi ci si dilette in altri titoli. Cioè, abbiamo tutte le serate Itch.io, tra l'altro Itch.io non ci andiamo da un po', non so pronunciarlo, quindi probabilmente hanno aggiunto un bel po' di giochini, tipo ad esempio andiamo a dargli un occhio al volo adesso, vediamo un po', santo cielo, vediamo un po' che cazzo ci c'è fuori. Aspetta, Explore, andiamo su Horror Games, That's Not My Neighbor, quindi questo non è il mio vicino, Perfect Spot, che è sta roba? The Following Feature Midgore, non leggo un cazzo, Teams of Violence, buono. Voice of the Void, ragazzi, questo mi incuriosisce parecchio, è un gioco dove sostanzialmente l'avevo già visto, avevo già visto su un qualche clip, dove sostanzialmente noi riusciamo ad avere un contatto con delle creature di un altro mondo, cioè lavoriamo in questa sorta di ricerca, di questo laboratorio di ricerca dove dobbiamo captare i suoni dello spazio e captiamo i suoni di qualche entità. Vi faccio vedere, è il trailer questo? Sì, è stranissimo sto gioco, mi incuriosisce un po', non so per quale motivo, poi magari non succede un cazzo, però mi incuriosisce. Battaglia navale? Non succede, non sta succedendo nulla e sono passati 49 secondi. Pronto? Vedi che se tu puoi vedere ad esempio che cazzo succede nel vicino alla come si chiama? All'orbita di un pianeta, della stella, della luna lì, come cazzo si chiama? Del nostro satellite. Poi puoi aprire anche le porte del... Vi sto mosciando? E va bene. Però ragazzi mi incuriosivo, vabbè me lo giocherò per i cazzi miei, cosa volete a me? Dino è lentissimo come gioco, no questo lo so. Unolinguo, eh? You forgot your Spanish lesson today, hai dimenticato la tua lezione di spagnolo, perché ha il culo? Ha un culo. Bene. Da giocare assolutamente. A Missing Sailman. Bene. Che bello, con questa grafica da mal di testa. Minchia. A Missing Sailman. This is a short first person horror game, PSX, PS1. At first game it may seem that the game is quite simple, but to understand its meaning you need to go through it carefully to the end. The game has sense... Possiamo un po' giocare un po' tutti, ragazzi. The Survey, poi abbiamo No Skin. Cos'è sto No Skin? Sembra carino. No Skin is a roguelike. Oh la madonna! Game characterized by a horror atmosphere and bla bla bla. Vediamo il trailer. No, che due coglioni, ti prego. Le rane? Hunter's Knife. Ma che è sta roba? Va bene. La ragazzetta emo, quella timida della classe, eh? Che ti fa piovere coltelli appena ti giri. Questo sembra il mio cane. Questo sembra il mio cane. Questo era Andrea oggi, mentre rapinava Leroy Merlin. Wake up. Che cazzo è sta roba? Ma che sta succedendo?
Oh, vedo un occhio. Bene. Carino, sembra malato. No skin. Carino. Ma che ho? Mi piacciono a me ste robe. Io sto male. Salvatemi. The Survey? Cos'è The Survey? Ma questo l'abbiamo già fatto? Did you hear that? Non l'abbiamo già fatto sta roba con il... con il cubo di Rubik. Ti aspetto alla Games di quest'anno. Sì, sì, ragazzi, ci saremo. Ci saremo. Carne. Meat. 616 Game presenta... tratto da una storia verosimile. Ok. Vabbè, finché il datore di lavoro non lo sa o lo permette. Lo voglio giocare tantissimo, ragazzi. Cioè, noi ammazziamo i clienti di andare a mangiare ad altri clienti. Ma è Sweeney Todd, è bellissimo. Ma è incredibile. Era un ignaro. Meat, bellissimo, questo lo voglio giocare. Stupidissimo, mi piace. Pet cimitero, no, cimitero dei cuccioli. Oh no, oh no. Bene. Fil stufato, vabbè, questo l'abbiamo già giocato. Sti cazzi. C'è un po' di roba, ragazzi, c'è un po' di roba da recuperare, quindi... Tipo, cos'è questo Shippy? Che bello, sembra fatto benissimo. Che carino. È un... Help Shippy and Abandoned Pussy, ho letto. Plushy, Brutal Life. Esploded Forgotten Broken World, Sleep, Short Adventure is the first short from Mr. Suicide Ship. Vabbè. Cioè, questo si chiama... cioè, la casa di sviluppo di questo gioco si chiama Mr. Suicidio Pecora. Capisci dove andrà a parare il gioco? Bene, molto bene. The Slaughterhouse, anche questo sembra carino. Ne abbiamo di roba da portare, ragazzi. Ne abbiamo di roba da portare. Guarda qui, è orrendo. Il gusto del trash. Prova Cat Mario. Ragazzi, voi dovete ringraziare il buon e caro vecchio TikTok che riporta in auge giochi che sono da una vita capostipiti di alcuni generi. Cat Mario, ad esempio, uno dei rage game più giocati nel tardo 2014 su YouTube 200 anni fa. Adesso sta ricicciando fuori perché fanno ridere questi giochi dove ti incazzi perché non riesci a risolvere. E cioè, fa ridere. Anche Super Meat Boy è bellissimo. Infatti è strano che non sia ricicciato fuori Super Meat Boy. L'ha portato FaVJ. Ma sì, ma infatti, ma ragazzi, ma è roba vecchissima. Ai ai ai. Per il prossimo gioco della Chillaz ti consiglio vivamente The Bathhouse. Se ti va di vedere il trailer ora non sarebbe male. Un altro gioco della Chillaz. Non so se riuscirei a sopportarlo. Stanley Parable è figo. Aspetta, fammi vedere l'altro gioco della Chillaz. Com'è che si chiama? Non me lo ricordo più, però basta che faccio giochi. Vado qua, faccio Chillaz Art e dovrei trovarmeli. Eccoli qua. Quello che dici tu non lo trovo, però è vero anche che The Convenience Store non era qui, quindi. The Bath.
Non c'è. Non c'è. The bathroom, the battlefield, the battlefront, the battle brother. Sembro stanco. Non lo so, ragazzi, continuo a sbadigliare. Sarò stanco, cazzo vi devo dire. Continuo a sbadigliare, però vi giuro, non è che mi sento stanco, però continuo a sbadigliare. Ma è da 2-3 giorni che vado avanti così. Scusate. Cioè, arrivo a quest'ora e inizio violentemente a sbadigliare. Arcole, non vorrei cadere sul microfono dalla stanchezza. No, non lo farò, ragazzi. Non puoi essere stanco, la democrazia non la conosce, non conosce riposo. Lascia stare, va. È su Steam, The Bathhouse. E l'ho cercato, eppure non c'è. Forse hai fame? Almeno per me è così. Non riesco a riconoscere se ho fame. È il cambio di stagione. Beh, sì. Ci sta, effettivamente. Ah. No, Road 96, no. Road 96 è la cosa più woke e comunista che io abbia mai visto in vita mia. È uno dei giochi più merdosi, con quella falsa politica del cazzo che io non sopporto. Abbiamo provato a portarlo sul canale e non ce l'ho fatta, non ci sono riuscito, e io sono uno di mentalità aperta, io non ce l'ho fatta, mi stavo rompendo veramente il cazzo, non ce la faccio proprio, mi cago i coglioni. Proprio Playtime 4 è quando esce. Ma l'oroscopo non ce la fai più, non ce lo fai più. No, l'oroscopo non lo faccio più, ragazzi. E non c'è, dipende. Potrei. Ma esce. E vediamo l'oroscopo. Allora. Ma giusto perché me lo chiedete. Oroscopo, non riesco a dirlo. Oroscopo, di oggi. Rifiuti, abbonati. No, fermo, che cosa ho cliccato? No, ho sbagliato. Signori miei, tutti i segni zodiacali, continua senza accettare, eccoci qua, Ariete, partiamo dall'Ariete ovviamente. La dea dell'amore, Venere, sta trascinando in un segno vicino al vostro, attenzione, anzi non ve lo faccio vedere, io ve lo leggo, poi starà a voi capire se è vero o no. Quindi partiamo con Ariete ovviamente, oggi 13 marzo, la dea dell'amore, già una puttanata questa, Venere, sta transitando in un segno vicino al vostro. Non è possibile, lo sapete. Quello dei pesci, dove è in posizione molto congeniale, incredibile. Vi tromberete un pesce. Il pianeta vi dona una bella freschezza di mente e un animo lieto. Non vi vengono a mancare il vostro protagonismo, l'amabilità e la voglia di piacere, porcelli. Senza dimenticare la lucidità intellettuale unita al desiderio di intrattenere un ipotetico pubblico. Sia quello degli amici, dei conoscenti, dei familiari e dei eventuali conviventi. Vi ubrachierete in una sera e perderete il controllo delle vostre inibizioni. Buono. Toro. Prospetto dei transiti attuali abbastanza positivo. Venere è in pesci e vi allieta la vita familiare e amicale. Ma sto Venere è dappertutto. Effettivamente è la dea dell'amore. Sono possibili arrivi di parenti che vengono a prendervi i soldi. Gemelli. Oggi vi farete promotori di iniziative che raccoglieranno l'adesione di amici di antica data. Che cazzo vuol dire sta frase? Cosa vuol dire? Insieme a quelli di nuova acquisizione. Lo scoppiettante duo Plutone-Marte vi crollerà addosso? Cioè i pianeti proprio? Continuate a trovarvi il segno amico dell'acquario? Vabbè, però avete un acquario come amico. E a vivacizzare il vostro quotidiano... Aspettate un bambino. Buono. Aspetterete un bambino, saranno ovviamente due gemelli. Cancro. Passiamo a un altro segno. Leone. Un bel Mercurio in Ariete. Ma che cazzo vuol dire? Registra un momento sì per voi della prima decade, per riempirvi la vita di buon umore, per rendervi amabili dall'ambiente, ma diffidate dal sole, utilizzate la protezione solare, ragazzi, fate attenzione a qualche macchiolina sulla schiena. Aia. Vergine,
La giornata è discreta e scorrevole, alla Vergine proprio, anche se avvertite ancora il corruccio di Nettuno. Che cosa vi ha fatto a voi Vergini Nettuno? Che vi continua a provocare lievi forme di nervosismo e che tuttavia riuscite a minimizzare grazie al vostro equilibrio e alla capacità di piangere 24 ore su 24. Mi dispiace per i Vergini. Bilancia. Di solito non siete propriamente un segno mondano, ma quest'oggi vi piacerà mettervi in mostra, esibirvi, mostrare i capezzoli e stare al centro dell'attenzione. Accetterete così inviti per mostre, vernissage, presentazioni musicali e di auditori letterali di grido e aperitivini ovviamente fuori. Previsione astrale che continua ribadisce indicazioni benefiche. Non so leggere, ragazzi, Marte è sempre positiva e mi promette una bella trombata. Perfetto. Poi Scorpione. Progetto dei molti planetari moderati da Saturno, Nettuno e dal Sole. Oggi ospita nel segno vostro amico dei Pesci. Tutti questi astri sono dalla vostra parte. Incredibile, ragazzi. Restano Urano, Giove, Plutone e Marte. Manca solo i due leocorni. La Luna a contrastarvi. Cioè, praticamente avete contro tutti i cazzo di pianeti, però sarà positivo per voi. Certo, esistono anche i due pianeti di cui non conosciamo ancora le orbite che potrebbero variare il pronostico e fare ulteriori differenze. Sì, vabbè, questo poi adesso iniziano a tirare fuori pianeti che non sono neanche nel sistema solare. Mi sa che Sky 24 ore, TG24, sta un po' sbagliando. Vabbè, Scorpione, sei un punto interrogativo per l'astrologia. Sagittario, ancora una giornata in cui dovrete reggere alla negatività sia di Nettuno che di Venere, che abitano in simultanea il segno dei Pesci. Potrete sperimentare dei cani che vi abbaiano nel portone di casa, momenti di lieve confusione e luce, gas, bollette e una multa, a volte lapsus e mancanza di memoria. Beh, ti sta andando alla grande, Sagittario. Poi abbiamo Capricorno, attenzione, il mio segno, i movimenti planetari odierni sono segnati dalla presenza del transito di un luminoso Saturno nel segno dei Pesci. Oh, segno vostro amico fidato, pianeta destinato a portarvi molta fortuna. Buono. La razionalità logica vi condurrà a montagne d'oro. Ipercapacità sessuale, adattamento alle forme di vita di pianeti oscuri e capacità di respirare sott'acqua. Ora ditemi voi se non è un segno incredibile. Poi Acquario, uno spumeggiante Marte in continuazione del vostro segno accende ancora oggi la parte più bella di voi, quella che nessuno conosce perché nessuno ha mai visto. Mi spiace Acquario. Pesci, Olimpo astrale che vede tutti i corpi celesti che si miscugliano tra di loro in un unico verme. A voi vi piace e ve lo ciucciate. Tuttavia, a fronte di questa esplosiva positività, ci sarà da stare attenti a non distrarvi. Sbatterete l'alluce del piede. Tanti sono i pensieri, per la maggioranza piacevoli, che vi tengono impegnati e voi dovrete tenere sempre il timone sul self-control per non smarrirvi. Cambiate la batteria al vostro Tom Tom. Buono, direi che abbiamo concluso così il nostro oroscopo. Vi è piaciuto? Li ho fatti tutti i segni? Sì, ne manca qualcuno? A luce del pollice, sì. Se provo a cercare The Bathhouse, figa, è una fissa, l'ho cercato, non l'ho trovato. Ti va di giocare a un gioco di assassini e fratelli? Incensi? No. Ci vediamo domani alle 21:30, bestiacci, fate bravi, fate buoni, io vi voglio bene, grazie per ogni cosa. Devo cambiarmi questa maglietta qui, è una XXXL, non so per quale motivo ce l'ho. Dovrei cambiarla perché puzza. Noi ci vediamo domani alle 21:30, siateci, bestiacci, vi voglio bene, grazie per ogni cosa. È stata una bellissima serata e preparatevi perché venerdì ci saranno cose incredibili e domani altre di cui non mi ricordo francamente. Buonanotte, vi voglio bene, ciao. Ho spento la musica prima di spegnere la live.